Eccoci arrivati nell'era primaria. L'era primaria va da 400 milioni a 230 milioni di anni fa. Sulla Terra c'era un unico grande continente, chiamato Pangea, circondato da un grande mare, la Pantalassa. Nelle acque iniziarono ad apparire i primi animali invertebrati, come le meduse, le spugne e i coralli. Con il tempo nei mari comparvero i primi organismi dotati di una conchiglia e altri con il corpo ricoperto da una corazza, come i trilobiti. Il mare continuò a popolarsi di esseri viventi sempre più complessi, così fecero la loro comparsa i primi animali dotati di scheletro, i vertebrati. Erano pesci lunghi più di 10 metri. Quando le alghe raggiunsero le rive trasportate dalle maree, iniziarono a trasformarsi, sviluppando le radici con le quali assorbivano dal terreno l'acqua e le sostanze di cui nutrirsi. Così nacquero le prime piante dotate di foglie e di fusto, il quale allungandosi permetteva loro di raggiungere più facilmente la luce. Erano le felci. La presenza di piante che producevano ossigeno creò le condizioni necessarie per lo sviluppo della vita sulla Terra. Quindi la terra era sempre più vivibile e ciò convinse i primi animali a uscire dall'acqua per ambientarsi anche sulla terraferma. Si trattava degli anfibi, animali in grado di vivere dentro e fuori dall'acqua. Svilupparono, inoltre, pinne tozze e robuste che permettevano di strisciare sul terreno e in seguito si trasformarono in zampe. Apparvero anche i primi insetti, animali simili ai millepiedi, che avevano sei zampe ma non le ali. In seguito comparvero anche insetti con le ali, fra i quali libellule gigantesche. In questa immagine potete vedere la grandezza di una libellula gigantesca accanto a un uomo. Era enorme. Created using Powtoon.